Allora, in questa ola, se ce la facciamo, vogliamo vedere il teorema della divergenza e il teorema di Stokes. Per parlare del teorema della divergenza e del teorema di Stokes, dobbiamo prima definire che cos'è un campo vettoriale. Un campo vettoriale non è altro che un'applicazione psi da Rn o da una vetro A di Rn a valori in Rn. In particolare ci interesseranno i campi vettoriali da R3 e R3. Diciamo n uguale 3, caso n uguale 3. Quindi come tale, se vi ricordate, un'applicazione da Rn in Rn era un diffeomorfismo qua sotto certe ipotesi. Quindi non è altro che un cambiamento di variabile. Però lo stiamo guardando sotto una luce diversa. Allora, cosa facciamo? Un modo per disegnare un campo vettoriale da R3 in R3 è questo. Siccome psi di x è un elemento di R3, può essere interpretato come vettore, mentre x viene interpretato come un punto. Allora, cosa fai? Tu disegni sul punto X l'immagine psi di X come vettore, che è quello che fa normalmente in questo tecnico. Chiaro? Allora, ovviamente tu qui non puoi disegnare tutte le immagini per tutti i punti, ma disegni secondo certe regole, no? Allora, disegni nel senso che tu potrai scegliere in ogni area o in ogni zona dello spazio soltanto alcuni punti su cui disegnare le immagini. A questo punto, qual è la densità dei punti da scegliere? No? Li scelgo in un reticolo questi punti, oppure ci sono delle regole ben precise. Poi, perché questo consente di disegnare il nostro campo senza che le freccette si vadano a sovrapporre, però ci dà un'idea di come è fatta sta funzione. Allora, innanzitutto questa è una funzione da R3 in R3, quindi ho tre componenti, psi con 1 di x, y, z, psi con 2 di x, y, z e psi con 3 di x, y, z. Usiamo la notazione quella con tre coordinate. Adesso per un campo, quindi allora, nel caso generale, possiamo definire la divergenza. Quindi la divergenza non la definisco nel caso n uguale 3, la definisco qua nel caso generale. Quindi il caso n generale. Qui abbiamo n uguale 3, a destra di questa linea. A sinistra di questa linea abbiamo x uguale x1, xn. Ok? Chi è la divergenza di psi per definizione? È la somma
per i che va da 1 a n di dx con i in dx con i. Attenzione che qui le componenti sono n psi di x uguale psi 1 di x psi n di x. Quindi io sto facendo la derivata della componente iesima del campo rispetto alla coordinata iesima. Siccome ho esattamente tante componenti, quante derivate, quante coordinate, posso far muovere questi indici in parallelo. Faccio muovere gli indici in parallelo, faccio la somma e questa per definizione è la divergenza. Ok? Allora, nel caso a n uguale 3, come, chi è la divergenza di x? È la derivata di x1 in dx più la derivata di x2 in dy più la derivata di x3 in dz. Chiaro? Quindi, è un caso particolare. Perché? Semplicemente perché x1, x2, x3 nel caso n uguale 2, nel caso n uguale 2, chi è la divergenza di x? È uguale alla derivata di x1 in dx più la derivata di x2 in dy. Ok? Soltanto che stavolta avremo solo psi sarà psi 1 di xy e psi 2 di xy, perché andrà da n2 in n2. Quindi qua abbiamo n uguale 3, qua abbiamo n uguale 2. Ci siamo fino a qui, le funzioni sono sempre c1. Adesso sempre n uguale, caso n uguale 2, qui e qua, no? Andiamo a scrivere le formule di Gauss-Green che riguardano il la psi 1. Andiamo a scrivere la formula di Gauss-Green per quanto riguarda la prima formula di Gauss-Green, e per psi 2 andiamo a scrivere la seconda formula di Gauss-Green. Cioè, supponete di avere un insieme T contenuto in R2, un insieme normale oppure un insieme che si possa decomporre il numero finito di insiemi normali come abbiamo visto a suo tempo, e allora andiamo a scrivere cosa ci dice le formule di Gauss-Green. Allora, l'integrale esteso a t della derivata di psi 1 rispetto a x in dx di y, no? Questo qua è uguale all'integrale sulla frontiera di t di psi 1 per n1 in dx di index integrale curvilineo di psi 1 per n1. N1, se vi ricordate, è l'inversore della normale esterna prima componente, n uguale n1 n2, inversore normale esterna a dt, normale alla frontiera di t, esterna perché punto verso. Andiamo a scrivere quindi anche la seconda formula, però la seconda formula invece di applicarla a psi 1 applichiamo a psi 2. Noi abbiamo due formule, abbiamo due componenti nel campo. La prima formula applichiamo alla prima componente, la seconda la applichiamo alla seconda formula. Quindi la seconda fa integrale esteso a t di dy 2 in dy, dx dy, uguale integrale su dt, scusate qua non era dt, era dt, di psi 2 per n2 in ds. Adesso facciamo la somma. Quando faccio la somma ottengo che l'integrale esteso a t della divergenza di psi in dx dy, perché questa più questa è la divergenza di psi, è uguale all'integrale esteso alla frontiera di t di psi scalare n in dx, perché psi 1 n1 più psi 2 n2 sono esattamente
La somma di questi due termini dà esattamente psi scalare di psi è un vettore, t è un vettore. Come si fa con lo scalare di psi 1 di 1 più psi 2 di 1? Siamo in R2. Ora, questa qua si chiama integrale della divergenza su 2. Questa quantità si chiama flusso del campo vettoriale. Si chiama integrale del flusso sulla superficie. Cioè, ma quale superficie? Questa è una curva. Si chiama così perché questa è tutta la figura. Questa è solo la sua frontiera. Okay? La terminologia viene dal caso tridimensionale. Di questo è un integrale pieno, vedete, è dx dy, non è un integrale curvilineo superficiale. Invece questo è un integrale curvilineo che è fatto sulla frontiera. Quindi, senza colpo ferire, le formule di Gauss-Green ci danno il teorema della divergenza. Viceversa, il teorema della divergenza applicato al campo psi 1 0 ti dà le formule di Gauss-Green. Le due cose sono equivalenti. Le formule di Gauss-Green che abbiamo dimostrato nel caso bidimensionale sono equivalenti al teorema della divergenza. Bidimensionale. Ma quest'uguaglianza ha senso anche in RL in generale? La risposta è sì, solo che noi possiamo dare un senso a questo soltanto in R3. Soltanto in R3. Perché? Il problema è l'integrale sulla frontiera. La frontiera di un oggetto n dimensionale è un oggetto n-1 dimensionale. Ora noi abbiamo definito a malapena le superfici in R3 e ancora non abbiamo definito, ma le definiamo subito, non ci vuole niente, abbiamo definito solo l'area della superficie, però è possibile, così come era possibile definire, non mi ricordo se l'ho fatto a suo tempo, ma è facilissimo definire l'integrale superficiale. Ok? Allora, quindi, cos'è un'integrale superficiale in R3? Non è un integrale poco profondo, ma è questa cosa qua. Vi ricordo che cos'è una superficie. Voi avete se la funzione non è iniettiva sulla frontiera. Ok.
L'area di S, mi scrivo, mi ricordo qua sotto chiedo, l'area di S era l'integrale esteso a T di Fu esterno di V in norma in dU di V. Quello che non abbiamo verificato noi è che se ho due parametrizzazioni equivalenti, l'area di S non cambia. Non l'abbiamo fatto con le curve, l'abbiamo fatto con le superfici, non l'abbiamo dimostrato, però non cambia più o meno come funziona come per le curve, semplicemente un po' più lungo. Adesso, se vogliamo fare un integrale superficiale, cosa ci vuole? Ci vuole che S debba essere contenuto in A. Poi ci vuole una funzione f che va, A sta in R3, questi stanno in R3, f va da A valori in R. Allora, chi sarà l'integrale lungo S? Allora, questo qui noi lo rappresentiamo integrale lungo S di 1 in de sigma. De sigma è l'elemento d'area, questa roba. Questo qui, l'integrale di lungo S di f in de sigma, di f di, va bene, in de sigma, scriviamo così, è uguale per definizione all'integrale lungo t di f di phi di u in phi u esterno phi u in de u di u. Quindi questo è l'integrale superficiale. Quindi se basta semplicemente definisce la funzione d'onda, la stessa cosa. L'integrale dell'area, che dall'area va integrata la funzione 1, se ci mette una funzione, viene integrata. Allora, con questa notazione, questo teorema rimane vero, cioè l'integrale, adesso abbiamo phi, un campo vettoriale, diciamo, appartenente a C1 di A, V è un contenuto in A, V compatto, diciamo uguale alla chiusura per la propria parte interna, così evitiamo schifezze varie. Immaginate una porzione di spazio che però chiusa. Allora, l'integrale lungo V della divergenza di psi in dx dx dz è uguale all'integrale sulla frontiera di V vista come sostegno di una superficie, come porzione di superficie regolare, sostegno di una porzione di superficie regolare di psi scalare V in d sigma. Ok? Rimane vero. Questo non lo dimostriamo. Questo qua in realtà è vero anche in Rn, però per essere vero in Rn bisognerebbe andare a definire l'integrale l'area di una superficie nemmeno monodimensionale in Rn. Un pochino l'avevamo accennato, vi ricordate che in quel caso io ho n-1 componenti e poi e ho n coordinate, scusate, ho n-1 coordinate ed n componenti. E allora ho tanti di questi vettori e devo andare a fare la matrice di questi vettori, deve avere sempre l'angolo n-1. Chi è il vettore che farà l'analogo di questo qua? È il vettore ortogonale allo spazio da S generale, che praticamente posso andare a identificare se metto con 1, con 2, con n sopra e poi ci metto i vettori sotto e poi faccio determinante simbolico della matrice. E quell'integrale però dovrà essere un integrale n-1 dimensionale su funzione di parametrizzazione. Quindi questa cosa si può generalizzare. Come si può generalizzare? Si può, questo teorema si può generalizzare a ogni dimensione n. Quindi questo teorema qua vale in R2, vale in R3, vale in Rn. Diciamo, noi non
andiamo oltre le parole in questo discorso, anche perché non lo dovremo mai applicare a R4 e R5, quindi lo applichiamo solo a R3, ma vale anche in R3. Quindi questo discorso, quando vi servirà per qualche corso, lo stesso teorema funziona pure in R3. Quello che, ripeto, sarà un pochettino difficile l'interpretazione di questo integrale, che sarà su una superficie n-1 dimensionale. Ok. Quindi questo qua lo facciamo, non lo dimostriamo. Diciamo, la dimostrazione si può fare, ma ci stiamo a perdere tempo, anche perché semplicemente sono, non aggiunge particolari idee. Andiamo invece a definire che cos'è il rotore di un campo vettoriale. Allora, in questo caso, d'ora in poi n uguale a 3, quindi il rotore non lo fate se n uguale a 6, il rotore lo fate solo se n uguale a 3. Chiaro? Quindi adesso d'ora in poi sto parlando della situazione. In realtà c'è un modo di generalizzare questo tipo di formule, allora, questo tipo di formule ha dei nomi particolari per n uguale a 3 per via della fisica, perché la fisica ci interessa nel caso soprattutto n uguale a 3. C'è un modo matematico di generalizzare questi discorsi a n qualunque, che però richiede lo studio delle K forme differenziali. Allora, questo lo accenno soltanto, non lo posso fare perché va oltre lo scopo del corso. Noi abbiamo studiato quelle che abbiamo chiamato forme differenziali, in realtà sono le 1 forme differenziali. Le 1 forme differenziali, se vi ricordate, erano fatte apposta per essere integrate lungo le curve. Erano meglio degli integrali lunghi linee, nel senso che tenevano anche conto del verso di percorrenza della curva. Se io percorro la curva un verso di percorrenza opposto, l'integrale di una forma differenziale con la curva cambia sempre. Cos'è una K forma differenziale? Non posso dare la definizione, ripeto, perché andiamo oltre lo scopo del corso, ma è una cosa che è costruita apposta per essere integrata a lungo una superficie K dimensionale. Allora, avete visto che in R3 io ho superfici bidimensionali, poi ho curve unidimensionali, per esempio dove si attaccavano due superfici, lungo una curva ci posso integrare una 1 forma differenziale, lungo una superficie, per integrare lungo una superficie ci vorrebbe una 2 forma differenziale, e quella non la posso definire per adesso. Questo discorso mi limita, però nel caso n uguale a 3 non abbiamo bisogno, per enunciare certe cose, delle 2 forme differenziali, ma possiamo enunciarlo anche ricorrendo semplicemente all'integrale differenziale. Però per enunciare un teorema che ci serve, abbastanza importante, dobbiamo ricorrere al concetto di rotore. Allora, che cos'è il rotore di un campo vettoriale? Come la divergenza è questa, la divergenza adesso non è più un campo vettoriale, ma è una funzione scalare. Perché questa è una funzione scalare, funzione scalare, funzione scalare, quindi sono tutte e tre a valore in R, quindi la somma è a valore in R. Il rotore invece è un nuovo campo vettoriale. Fortunatamente voi avete già fatto elettrotecnica, quindi adesso n uguale a 3, il rotore di C è il determinante simbolico di questa matrice. Qua ci abbiamo le volumi, oppure x, chiamiamole x e z, i tre versori. Qua abbiamo dei dx, dei dx, dei dz, e qua abbiamo c1, c2, c3. Quindi è un nuovo campo vettoriale che è espresso in questi termini. Cancello questo tutto. C'è qui sotto, quindi lungo io d c3 in d y meno d c2 in dz x, poi più d c1 in dz meno d c3 versore lungo l'asse y, più
determinate più, meno, più. Ho sviluppato determinate come se fossero dei numeri secondo la prima linea. In realtà quando vado a fare il prodotto significa applicare questa derivata a questa. Questa è la definizione formale. Poi si scrive così perché è più compatto, però la definizione formale è qua. Questo è il punto. Allora, adesso dovete capire questa cosa qui. Voi avete f, prendete una funzione da R3 in R3. F di classe C in R3. Allora, voi potete fare il gradiente di F. Gradiente di F è un campo vettoriale, va da R3 in R3. Anzi, F prendiamola di classe C. Poi io posso fare, per prendere un campo vettoriale psi di x, posso fare il rotore di psi calcolato di x, è un nuovo campo vettoriale. E infine posso fare dato psi di x, chiamiamolo qua, chiamiamolo con un altro nome, chiamiamolo P di X, un altro campo vettoriale. Posso fare la divergenza di F campo vettoriale. Ok? Allora, guardate bene. Diciamo, se io faccio questa trasformazione, cioè mi muovo da... questa era una funzione, questo diventa un campo vettoriale. In questo caso ho un campo vettoriale o un nuovo campo vettoriale? In questo caso ho un campo vettoriale e ho una funzione scalare. Allora, guardiamo le dimensioni. Il numero di componenti. Questa ha una componente. Da una componente passo a 3. Questa ne ha 3. Questo ne ha 3. Il rotore gliene fa cambia il campo, però gliene fa conservare 3, perché un nuovo campo vettoriale c'ha sempre 3 componenti. La divergenza invece fa il contrario, fa passare da 3 a una componente, la funzione scalare. Quindi le dimensioni di queste, diciamo il numero di componenti di queste funzioni, qua è 1, in questi casi è 3, in questo caso è 3, e qua è 1. Chi sono questi numeri? I coefficienti binomiali, questo è 3 su 0, 3 su 1, 3 su 2, 3 su 3. Allora, questo potrei creare un linguaggio, però ci vorrebbe tempo, ci vorrebbe una ventina di ore, e non ce l'ho, per parlare di questo corrisponde a una 1 forma differenziale. Chi era una 1 forma differenziale? Era il differenziale. Ok? L'operazione che fa passare dalla funzione alla sua differenziale si chiama differenziale. Anche l'operazione che fa passare dalla forma differenziale corrispondente a un campo, a una 1 forma, alla 2 forma corrispondente al rotore del campo, quindi noi non lo vediamo la differenza, vediamo sempre campo e campo, perché le componenti sono sempre 3 e 3. Ma se andassimo a parlare di forma differenziale, la forma differenziale corrispondente a questo sarà una 1 forma. La forma differenziale corrispondente a questo si integra sulle superfici e sarà una 2 forma. Ok? Allora, che stavo a dire? Pure quella si chiamerà differenziale, soltanto che si chiamerebbe differenziale esterno. Anche questo è un differenziale esterno. Però passiamo da una 2 forma a una 3 forma. La 3 forma ha un'unica componente perché le dimensioni scendono da 3.
Adesso questo non lo possiamo capire. Quello che possiamo capire è che c'è un teorema generale che dice che ogni volta che avete abbastanza regolarità fate il differenziale esterno due volte sulle forme, sulle K forme differenziali, il differenziale esterno è fatto due volte consecutivamente da zero. Allora, vediamo un po' se questo coincide con questo schema. Cioè, io dico che se applico il rotore non ho un campo qualunque, se lo applico a un campo qualunque non mi verrà zero, ma se lo applico a un gradiente mi deve fare zero. Oppure, se faccio la divergenza, ma non di un campo qualunque, lo faccio di un rotore, mi deve fare zero. Vediamo se è vero. Allora, supponiamo che F sia C2, perché se no non posso fare nulla. E andiamo a fare il rotore del gradiente di F. Quindi andiamo a fare rot grad F. Quindi andiamo a fare ax, ax e z. Poi ci mettiamo del dx, del dy, del z. E qua ci mettiamo derivata di f rispetto a x, derivata di f rispetto a y, no? Derivata di f rispetto a z. E devo fare il determinante uguale, uguale. Allora, lungo e x cosa ho? Ho la derivata seconda di f fatta prima rispetto a dz e poi rispetto a dy. Questa. Questa è stata fatta prima. Quindi quando vado a derivata di x, ci sarebbe qua, meno la derivata seconda di f fatta di prima rispetto a x e poi rispetto a z. Poi più ax. Allora qua ho derivata parziale di f fatta prima rispetto a x e poi rispetto a z, meno la derivata parziale di f fatta prima rispetto a z e poi rispetto a x, più ez che moltiplica derivata parziale, questa è una derivata seconda, seconda di f fatta prima rispetto a x e poi rispetto a x, meno la derivata seconda di f fatta prima rispetto a x e poi rispetto a y. Ho stretto un po' la grafia per farci vedere. Comunque vedete che per il teorema di Schwarz tutte queste derivate sono uguali, sempre, e quindi fa. Quindi rho di grado di f fa sempre 0. Andiamo a vedere il tipo di rho quando fa. Allora, ho inopportunamente cancellato il rotore, ma quello che lo ricalco qua è x, e x, e z, e in dx, e in dx, e in dz. Devo fare
La prima componente la devo derivare rispetto a x, quindi devo fare delta x di questa, delta si prende dx meno dx di z, più la seconda componente la devo derivare rispetto a x, delta y del x di z meno dx si prende x, più la terza componente la devo derivare rispetto a x, cioè che abbiamo delta x meno y. Adesso andiamo a controllare. Controlliamo componente per componente. La x1 dove compare? Qua, derivata seconda rispetto a z, prima di y. Qua compare derivata seconda rispetto a y rispetto a z, ma col meno. Quindi per forza sono uguali, sono opposti, si eliminano. E sta a posto. La derivata di psi 2. La psi 2 compare qua, che è la derivata seconda prima rispetto a z e poi rispetto a x. Compare anche qua la derivata seconda prima rispetto a x e poi rispetto a z. La compare con meno, poi compare con più, se ne va. E analogamente la componente psi 2. Ci sarà la derivata seconda qua è compare prima rispetto a x, poi rispetto a x con meno. Qua prima rispetto a x e poi rispetto a x, ma con più. E quindi anche se a me piace farsi, sono uguali ed opposti e se ne vanno. Quindi, come questo fa 0, anche il di rho di psi qualunque fa sempre 0. Allora, questo l'avete usato in elettrodetti e in fisica dove vi pare, dicendo che i campi gradienti sono irrotazionali e i rotori hanno divergenza. Avete già. In realtà questo è un caso particolare di un teorema che dice che il teorema sotto certe cose di regolarità fa sempre zero. Cioè quando faccio il differenziale esterno due volte di una forma, quando faccio il differenziale esterno di una forma, in una forma viene una due forme, quando faccio il differenziale esterno di una due forme viene una tre forme e così via. Questo nel linguaggio del campo forma differenziale sono tutti e due casi particolari dello stesso teorema. Non è una cosa diversa, è lo stesso tema. Va bene, allora cosa c'è rimasto da fare? Allora dobbiamo andare a enunciare, e non so se la dimostrazione la riusciamo a fare oggi, ma vediamo un po' un altro teorema, non quello della divergenza, ma la cosiddetta formula di Stokes. Però bisognerebbe parlare in un contesto non sempre solo di funzioni, però non lo posso fare perché non abbiamo gli strumenti per farlo. Allora, quindi psi di classe C2.
Allora, il rotore di psi è un campo ed è di classe C, perché è definito tramite le derivate. Allora, io dico che se faccio l'integrale superficiale di rotore di psi scalare di in desima, questo è uguale all'integrale su ds della seguente forma differenziale, di quella che si chiama la circuitazione di psi, psi 1 in dx più psi 2 in dy più psi 3 in dz. Questo è il flusso. Poi bisogna metterci un più, adesso questo più lo discutiamo. Questo è il flusso del motore. Questo è la circuitazione. Attenzione che questo qua non è la frontiera di S, la frontiera di S è S. Questo si chiama bordo di S. Allora, questo qua dovreste già capire. Che è il bordo di S? Quando io nella mia parametrizzazione T parametrizzo S, i punti dell'interno di T parametrizzano S, i punti della frontiera di T parametrizzano il bordo di S. Cioè, è l'immagine. S è uguale a φ di t, non come sostegno, come curva, ma intesa che viene parametrizzata in modo come se, essendo un sostegno, quindi una curva, sostegno una curva, diciamo la curva anche sul bordo deve essere una curva regolare, quindi qui anche la parametrizzazione anche sulla frontiera di T, una superficie in generale no, possiamo avere che la frontiera di T collassa in un punto, per esempio io posso, diciamo, parametrizzando la superficie sferica, far collassare tutto la frontiera di T nel polo nord. Qua invece no, qua voglio che la parametrizzazione sia regolare perché ci devo fare un integrale, questo è un integrale curvilineo, un integrale curvilineo di una forma di. Attenzione che però qui c'è scritto che la forma differenziale, giustamente, quando la vado a integrare con la curva, l'integrale dipende dal verso di percorrenza. Allora c'è scritto verso di percorrenza positivo. Ma che significa verso di percorrenza positivo? Mica qua abbiamo antiorario e orario, perché siamo in R3. Se lo guardate da sopra è antiorario, se lo guardate da sotto è orario. Lo stesso verso di percorrenza. Allora, come si fa? Allora, il discorso va considerato in coppia con Ni. Ni adesso non c'è un interno ed un esterno in generale. Se Ni, se S è un pezzo di superficie che sta in R3, di persone normali ne ha due e non possiamo distinguere l'interno o l'esterno. Allora, come possiamo distinguere la situazione? Il verso positivo è il verso corrispondente al verso antiorario per chi? Per un osservatore che si mette lungo Ni, che ha il vettore Ni che gli passa dai piedi verso la destra. Allora, se mettete la persona qua, allora questo deve vedere la curva, diciamo il bordo di S percorso il verso antiorario. Se invece lo mettete di sotto, lo vede al contrario, dice, ma allora cambia segno, però cambia segno pure di qua. E quindi sono sempre uguali. È chiaro? Quindi questa è la forma di Stokes. Anche prima ho dimenticato di dire, questa è Stokes, invece andiamo a scrivere la divergenza, l'integrale su un volume V della divergenza di psi è uguale all'integrale su dv di psi scalare n in d sigma. Questo è la divergenza, il teorema della divergenza. Allora,
Allora, ridiscutiamo solo queste due formule. Questa qua abbiamo detto non la dimostriamo proprio. Questa la dimostriamo, ma la dimostriamo domani. Domani mattina. È l'ultima cosa che ci è rimasta da dimostrare. Poi facciamo un paio di compiti. Questo qua è un'equazione di bilancio. Questo qua si chiama integrale del flusso sulla superficie. Ok? Un campo, qui non c'è il tempo, quindi è una, si dice un campo stazionario, ci sono solo le variabili spaziali, sì, corrisponde a una situazione in cui c'è un certo flusso costante. Questo flusso costante, quindi per unità di tempo, è misurato da questo integrale. Facciamo un esempio. Eh? Sì, non solo, ma lo vedi ogni giorno alla TV. Allora, se tu hai un flusso costante, allora, un giorno hai una notizia, dici c'è un flusso costante di immigrati, 200.000 l'anno, diventeremo 8 milioni. Sta misurando che c'è un flusso, questo flusso va verso l'interno. Poi un'altra notizia dice c'è un flusso costante di immigrati che vanno, fuga dei cervelli, per cui 50.000 o 100.000, eccetera, eccetera. Allora, supponiamo che all'interno della zona la quantità che si sta aumentando o diminuendo rispetto al flusso invece rimanga costante. Okay. Che vuol dire? Che corrispondentemente ci deve essere. Allora, supponiamo che quest'anno abbiamo avuto 200.000 immigrati, 50.000 persone che sono emigrate per altri fatti, per cui questo il flusso lungo la frontiera è rimasto 150.000 negativo. Supponiamo però che il numero di abitanti in Italia sia rimasto costante. Che significa? Che quest'altro integrale deve compensare, deve essere uguale al flusso. E la divergenza come si ha? Si può avere, per esempio, se tu hai un numero di nascite maggiore del numero di morti. Più o meno la situazione in Italia, qua in questo qua di morti superiore alle nascite, perché qua c'erano stati 200.000 immigrati, 50.000 immigrati, quindi avevamo un flusso netto di 150.000 immigrati, che farebbero aumentare la popolazione. Ma se gli italiani fanno 150.000 figli in meno rispetto a quelli che muoiono, allora tu hai che il numero di persone rimane costante. Questo è per i campi stazionari, per i campi in cui non c'è accumulo, per cui la quantità sottintesa dal campo, diciamo la quantità scalare sottintesa dal campo, diciamo di cui l'aumento è misurato dall'integrale del flusso lungo la, diciamo, la frontiera, è costante. E più o meno effettivamente. D'altro canto, il tema della divergenza lo conoscono bene pure, non so se in tutti i luoghi di, diciamo, turistici, ma sicuramente la legge di Versailles la conoscono benissimo, perché ti facevano pagare caramente sia l'acqua sia quando dovevi andare a bagno. Quindi diciamo, loro sapevano che siccome non puoi accumulare troppo liquido all'interno, ogni flusso in entrata, siccome non c'è divergenza, deve corrispondere poi a un flusso in uscita, quindi pagare sia cara sia la bottiglietta d'acqua sia come quando devi andare a bagno. Quindi loro, diciamo, ci guadagnavano due volte. La formula di Stokes è, diciamo, un'altra cosa che dice in particolare che se vado a fare l'integrale del flusso lungo la una superficie, questo è uguale all'integrale della circolazione di psi lungo il bordo della superficie. In particolare, se vado a fare l'integrale del flusso del rotore lungo una superficie chiusa, quindi senza bordo, allora immaginate di avere una superficie sferica chiusa. Questa la potete separare in due mezze superfici sferiche, una di sopra e una di sotto. Quando andate ad applicare la formula di Stokes, i due bordi
dovete percorrere in verso opposto, quindi vuol dire che quando esattamente integrale su una superficie chiusa deve fare 0. E questa è diciamo, la forma integrale di questa forma differenziale, cioè che l'integrale con una qualunque superficie chiusa del rotore faccia 0 significa la divergenza del rotore. E quindi diciamo, questa formula è perfettamente coerente. Chiaro? Quindi vabbè, c'è rimasto da dimostrare Stokes, altre osservazioni particolarmente acute non viene di farle, quindi per oggi possiamo finire qua. La dimostrazione di Stokes è un semplice cambio di variabile, non sarà, diciamo, ce la togliamo in 20 minuti, lasciamo la lavagna, forse la troviamo così domani mattina. E